ragazzi, ventesima puntata. Ventesima, hai visto? Ah, e chi diceva non ne farete neanche 150, noi 20 le abbiamo già fatte. Vabbè, noi ogni volta ci tocchiamo i gioielli di famiglia, ma in ogni caso a 20 siamo arrivati. Bravo. Perfetto. Allora, la ventesima puntata la vogliamo inaugurare in una maniera un po' speciale, dove certo. Incominciamo a parlare un po' più di Castro in maniera un po' più dettagliata, come avremmo potuto fare prima, ma abbiamo voluto farci conoscere un po' in generale. Certo, via. Abbiamo fatto un percorso, ovviamente, siamo arrivati fino a questo punto, ventesima puntata, e qui incominciamo ad approfondire proprio quello che è il retroscena, sì. La vera anima del custom, ovvero la costruzione. Dunque, in questo caso, in questa puntata nello specifico, parliamo di una macchina costruita con una tecnologia moderna, ma figlia della vecchia tecnologia, della vecchia scuola, di come si faceva prima, telaio in legno per fare il modello, Invece qua verranno utilizzati computer, macchinari certo. Insomma, di ultima generazione. Addirittura modellazione 3D per fare i prototipi. La persona in questione è un amico, è Randy Grubb. Randy Grubb, che ci ha dato la concessione di poter utilizzare e frammentare i suoi video, esatto. Proprio per mostrare tutti quelli che sono i passaggi della costruzione di questa Falconer, che monta un motore V12. Che è Falconer, perché il signor Ryan Falconer è uno dei più grossi produttori di motori da corsa aeronautico e da imbarcazioni d'acqua, da imbarcazioni certo, offshore, per cui ci sono insomma delle prestazioni importanti. Allora, la location grosso modo è sempre la stessa, Los perché siamo nella periferia nord a Glendale, bravo. Nella periferia nord di Los Angeles, zona comunque più o meno di George Barris, di Hollywood, zona calda. Insomma, è una zona dove più o meno insomma ci sono tutti i costruttori. Ricordo Big Bob's a Burbank, che è lì in zona, bravo. Dove ci sono i raduni. Dunque, questa macchina nasce sull'ispirazione di una vecchia macchina del 37. Sì, la Delahaye, il modello 145. Che ne ha ispirate diverse a Randy Grubb e a non solo. E questo appunto, come dicevamo prima, è un modello speciale dedicato a questo costruttore di motori e monta appunto questo motore V12 che di suo è veramente impressionante. Allora, partiamo con la prima parte di queste quattro puntate dedicate alla costruzione di questa macchina. E che è inerente alla progettazione del telaio e rolling chassis. Ok, allora partiamo col filmato che non vedo l'ora. Prego! From mind to metal, it's Randy Grubb's Garage. The sensuous flowing French curves of the 30s Bugattis and Delahayes gave Randy the feel for his B702. An inspiration for the new car is the 37 Delahaye, which he and his line man Don Tippett got to see at the Mullen Automotive Museum. Shown here are the concept sketches of the new car with its lap panels, and then with rivets. Under the hood will be a powerful V12 engine. So there's a lot of ways to build frames, obviously. The B702 had a beautiful mitered frame built from 2x4 box tubing. And doing nice miters and doing the kicks out of miters is a very acceptable way to do it. I've been thinking about this computer programming thing lately, and I've been over to my water jet guy looking around, and I had an idea. Why not do a fully profiled, fully sculpted frame using the computer to model it and then use the water jet to cut it? And look at what we did. All right, it's February 14th, 2015, and it's a great day. Why? Because we're cutting the frame for the new car as we speak. That's right, we've already done our homework. We've developed it on the computer. We've gone to 3D modeling. The next step was full-scale proof of concept. It's a great day because we're able to fully sculpt our frame. We're able to go in and out and make it go thicker and make it go thinner. All right, this frame for this new car is going to be awesome. We'll be right back.
now I've really got to get to work. A lot of welding, a lot of bending. It's going to be great though, I hope. We cut each of the four surfaces for the box out of flat sheet. Then with using these tabs, it's super cool because the whole thing goes together kind of like a jigsaw. These tabs interlock with the other tabs. Here we are, we just finished doing the section in full steel, and you can see how cool it is because it gets thicker and it gets thinner and it whoops this way and it bends that way and it does all these great things. So the design of the frame is really unlimited. It's been designed in a computer, but how did you know what to design? Well, it's based on a few things. Tire diameter gives you your axle center. Well, I knew that the rear end from Kugel, the cross member here, was 5 inches above the axle center. I was able to map out exactly how much kick I needed. I knew that I wanted my frame about 6 inches off the ground, and I wanted the really low ride height the entire way. As you put the rails together, it's easy for the rail to not be square. It can actually be a trapezoid shape. So by squeezing the long side of the trapezoid and squeezing that down until you end up with a square, it's a manual squeezing operation that squares this whole thing up, and we end up with hopefully some symmetry here. The only way to check them is to pair them up side by side. Beh, vederlo far così sembra quasi facile, sembra di giocare con Lego, sì. Come dice anche lui tra l'altro. Sì, sì, ma infatti mi è piaciuto proprio questo gioco di incastro che lui ha progettato per incastrare tutti i pezzi e poi gli rimane solo da soldare. Fantastico. Questa è attenzione, abbiamo dal Piemonte una... Aspetta un attimo. Fermi tu, a dopo, a dopo. Buonasera. Scusate la location, mi hanno beccato così, mi hanno detto qui bisogna essere veloci. Mi stavo facendo il bagno. Sono stato in casa di corsa e ho detto facciamo il video. Sì, più che altro mi stavo customizzando i peli delle gambe. L'ho beccata in deshabillé. Ci sta, ma al di fuori dei preamboli, cos'è che dobbiamo presentare? Il piemontese è la sciuma. È la sciuma. Perfetto. Bando agli scherzi e alle risate, passiamo al nostro amico editor Max Biker HD. Ciao Max! Viva New York! Ci presenta la nuova Road Glide Special Eagle Hay. 950 pezzi prodotti. Non tantissimi. In Italia non c'è ancora. Per cui infatti, è una news. Questa qui è una news veramente sul mercato. Mm? E ne ha trovata una in concessionaria Harley Davidson, New Jersey, confine tra New York e Pennsylvania. Bene. E ha fatto un bel giretto su questo modello e ha spiegato bene i dettagli. Ok. Guardate il video che veramente... Allora, io e Pipetto seguiamo il video, seguitelo anche voi, poi mandate a Ese. Ah, prossimo colpo soffio la schiuma, la tolgo. A dopo, guardate ciao. Il video. Finalmente siamo riusciti a vederla alle mie spalle, la nuova Road Glide Eagle Eye. Allora, come ben sapete, Harley Davidson ha rilasciato a metà anno due nuove moto, la Fatboy del 30° anniversario e questa nuova Road Glide Special. Devo dire che è un colore che mi piace molto, ne sono stati prodotti solamente 950 esemplari e siamo riusciti
grazie a qualche telefonata e ad un po' di pazienza, a trovarne una qui nel New Jersey da poter vedere insieme e capire cosa rende speciale questa nuova Road Glide. Come abbiamo detto, la colorazione è speciale, solo 950 esemplari. Harley Davidson questa volta ha scelto comunque di fare una base di questa moto, di produrre questa moto con una base nera, quindi la troveremo tutta quanta in colorazione blackout, quindi motore, scarichi e tutto quanto quello che riguarda la parte degli accessori. Allora, ho scoperto questa mattina che la differenza di prezzo tra la Road Glide Special, chiamiamola tradizionale, e questo modello in tiratura limitata è di soli $500. Nessun aggiornamento tecnico al motore o comunque alla parte elettronica di questa moto, ma comunque credo che questa colorazione sia una carta davvero vincente che Harley Davidson ha usato per rilanciare un modello special a metà dell'anno. Vedremo se ci saranno delle altre sorprese. Viene prodotta con i nuovi cerchi della nuova collezione Prodigy, quindi è un improvement davvero eccezionale, perché io li amo personalmente davvero tanto, quindi ha lasciato davvero un bel impatto appena l'ho vista. Grazie a tutti ragazzi per avermi seguito, ringrazio gli amici di harleisti.com, gli amici di NeuroTV, gli amici anche di Mondo Custom. Ci vediamo esattamente tra una settimana con un nuovo video. Ricordatevi di iscrivervi alla mia pagina in modo da ricevere la notifica non appena un nuovo video sarà online. Ciao a tutti! Gente, per la rubrica Un'altra Storia, questo nostro amico lo presenta la moglie di schiuma. Sandro, che era Sandro! Il nostro amico Sandro Manteo, del Forum, ci presenta una Thunderbird del 1965 o 66. Cioè. Sì, perché qua è come, veramente, è come le donne. Non si sa mai chiedere alle donne l'anno di nascita e le macchine più o meno. È un big block conservato ad hoc, come è nato. E siccome si parla sempre di macchine, io veramente mi sto lavando con l'antigelo, perché l'antigelo è blu, azzurrino. È un po' di antigelo, perfetto. Sì, perché qua dobbiamo sempre rimanere nell'ambito macchine. Ah, sì, perché lui del cammino non ce n'è più dentro, allora utilizziamo questo. Comunque, a parte gli scherzi. Ah, giusto, per tornare al discorso Foam, il 29 febbraio, inaugurazione con le Bausa Ceva del Foam. Sì, io credo di uscire da questa vasca da bagno, forse. La schiuma la porto io, ma della birra però, ok? La birra e spritz, festanza alla piemontese, noi vi aspettiamo, l'antigelo ce l'ho io, per cui farà estate. Guardatevi il video e vi aspettiamo il 29. E io esco. Ma ve lo ricordiamo ancora. E io cerco di uscire dalla vasca da vaia perché mi sono. Adesso moglie, via. Tang! Ciao gente. Wow. Amici di NeuroTV, siamo qua con un carissimo amico per la rubrica Un'auto, una storia. Lui è Sandro di Ceva del Ciao Forum, a tutti. Amico del Forum. Questa è una Thunderbird Ford del 60. 65-66, non siamo ancora riusciti bene a capire. Comunque, i manuali ce li abbiamo del 66. Cosa effettiva che è un B-block, quello sicuro. Questo è un B-block, 7200. Difatti, macchina importante. Penso di averne vista anche, oltretutto, ben poche. Ecco qua, conservatissimo. Sua maestà big. Non è nuova da fabbrica perché vabbè. Però è conservata bene, certamente, che ha passato un po' di mani nella sua vita. Dal 65-66 penso che aveva passato qualche mano, sì, c'è ancora il libretto a pagine. Comunque mani brutte e mani belle, perché in questi anni qua, targa nera, documentazione, interni conservata, poi sto rosso, cos'è? Un bordo rosso? È un rossone, sì. Interno in pelle, il divano dietro. Ai tempi aveva già vetri elettrici, sedile elettrico lato guida. Bello il cruscotto, fantascientifico. Sì. Ti faccio vedere ancora una cosa. Aveva il cruise control e l'accesso alla guida per facilitare che
si vede che la comprano tanti, tanti panzoni, avevano studiato questo sistema per facilitare l'accesso alla guida. Il volante sì, si sposta, così sali, il panzone entrava, poi clac, la incastri. Grandioso. E guidi e vai. Effettivamente ci sta, eh sì, perché se c'è il panzone grosso, se non fosse il volante non sali mica. Taga nera, e quello è importante perché non ce n'è quasi più nessuna. E comunque Nero TV è sempre presente sui mezzi importanti, comunque sempre del form, questo sottolineo sempre. Taga nera, quindi libretto originale. Originale a pagine. Vissuto. Molto. Conservato. È un conservato anche lui. Va bene, perfetto. Ok, grazie mille Sandro per la disponibilità e la cortesia. Ci mancherebbe, è un dovere. Neo TV sempre presente da amici, e niente, se vuoi salutare qualcuno. Ciao mamma, ciao a tutti. Grazie mille, ciao Sandro. Grazie a voi, ciao. Vai. Beh, mi sembra un pochino discriminante, bella la macchina, però sta cosa sì, qua del volante... diciamo che è una comodità. Insomma, io non penso di aver problemi. Adesso per adesso, poi arriverai anche tu alla mia età, e poi insomma, anch'io la mia età come te. Sì, sì, certo. C'ho i video che lo provano. Certo. Beh, comunque la macchina è molto futuristica, sì, per essere del 65-66, se il 59 Cadillac era un'astronave, questa è la macchina dei pronipoti dei Jetson, ah, ti sì, ricordi? Certo, mi ricordo. Ma poi Big Block comunque tanta sì, roba, no, beh, sua maestà, come 7002 dicono. 7002 in quegli anni era veramente una roba che per noi che giravamo con la 500 era fantascienza. Fantastico. Cioè, erano 14-500 praticamente. Bravo Smoking Man. Senti, adesso parliamo di un piccolo personaggio, piccolo di statura, grande uomo, ma è un grande uomo, un grande amico, un grande cuore. Grande come il suo cliente, certo. Enrico, parliamo del Piffio. Ecco, l'Enrico non avrebbe avuto problemi a entrare l'Enrico, nella Thunderbird. L'Enrico c'entrava proprio a pennello. Enrico, ti abbiamo trovato la macchina, hai visto? Come diceva Staglio e Olio, come il baccello del suo pisello. Allora, sei andato nel... nel suo baccello. Non fa niente. Fa niente. Sei andato nel garage di Piffio. Sì, sono andato da Piffio perché, dunque, tu tempo fa hai verniciato una moto per un suo cliente. Certo, la Furiosa, la Furiosa. Detta la Furiosa perché? È perché Enrico è abbastanza esuberante. È fumino. Sì. Allora, qua spieghiamo brevemente la storia di questa moto, come è nata, collaborazione tra te e Fabio del laboratorio. Certo, Fabio. E tra l'altro nel debutto di questa, nella presentazione infatti, della nella moto, puntata, qua nel filmato non lo dice Piffio perché probabilmente si è timido. Sarà dimenticato. Ma questa moto nel suo debutto è stata alla Festa Biker, Colonia Serio nel 2019. Sì. E subito è andata a podio perché vincemmo un premio, adesso per mi ricordo. La verniciatura? No, in generale no. Come bugger, forse era il miglior bugger, mi sembra. E comunque, beh, insomma, comunque la moto è molto vista bella, sul podio, è super accessoriata e non vi dico altro perché merita di essere sommato. Agevoliamo il Prego. Filmato. Vai Piffio! Olè, amici di Nero TV, siamo da Piffio il meccanicamente a Cormano. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Piffio, cos'è questa discoteca, su un Harley la musica ci sta, ma qui veramente andiamo oltre la fantasia. Qua abbiamo, come senti, abbiamo esagerato con un po' di impianto stereo per il mio fratello, per un mio carissimo amico che è Enrico, il proprietario della moto, qui sulla moto, come ti appunto lascio un vedo. Secondo, Enrico. Una moto ignorante per una persona ignorante. Allora, la moto si chiama La Furiosa, perché? Perché io sono di carattere abbastanza furioso e quindi la mia moto si chiama La Furiosa. Mi sembra corretto. Senti, Piffio, tornando alla moto, base di partenza? Allora. Road King del 2005, arrivato qui in officina nero, normalissimo, stock. E di conseguenza si è messi dietro a questo progetto, un po' per scommessa, un po' per gioco. Ha detto, va bene, facciamo questo progetto e siamo partiti. E abbiamo cominciato da questa base Road King appunto del 2005, e abbiamo cominciato con un cerchio anteriore da 21, levando il 16, ma portando una modifica che non è radicale perché si può eliminare di questo baffo di questo che sembra parasole. Bravo, un parasole un po' Pullman, bravo, quelli ciccani, un sì, po' messicani. Manca le banderine e ciondolini, ci siamo. Due galline dietro sulle cassette. Bravo. Mettiamo le banderine. E beh, di conseguenza, utile e dilettevole, siccome abbiamo montato, perché gli ho anche preparato il motore. Ok.
con l'aiuto di Marco Galloni, questo mio carissimo amico che anche lui è amante delle moto, dei motori, gli ho detto dammi una mano a fare sta roba qua, perché sennò non ne vengo fuori più. Adesso la 1450 è diventata 1550 a livello di pistoni e camere di scoppio. Okay. Poi gli abbiamo fatto le cam, gli abbiamo lavorato le teste, abbiamo fatto la pompa dell'olio, abbiamo montato una Power Vision. L'hai truccata? L'ho truccata. La Furiosa è truccata. La Furiosa è furiosa anche perché è truccata. Senti, invece, qua, cosa c'è scritto qua? Qui c'è scritto fastidioso, perché lui è fastidioso. Pure. La mia moto, voglio la mia moto, dov'è la mia moto? Me la devo ancora consegnare, devi finirla. E allora mi è venuto in mente, siccome è fastidioso e se l'hai anche tatuato fastidioso, come puoi vedere sul braccio, ho detto te lo metto sulle leve così ogni volta. Beh, che ma è anche così. Goloso. È anche goloso, perché alla fine... Adesso, non è che voglio fare un riferimento, no, su, certo, però, voglio però dire, ha chiesto un sacco di dettagli. Abbiamo fatto un sacco di roba che, come vedi, la moto, oltre che essere con l'impianto stereo, abbiamo montato un impianto di iRide anteriore e posteriore. Bella. Ho montato un cavalletto elettrico che viene su a coma col bottoncino e viene giù col bottoncino. Beh, diciamo che i dossi li può passare tranquillamente. I dossi li può passare tranquillamente senza problemi, perché lei si gestisce a secondo di come tu la alzi o la abbassi. Enrico, mi dai un secondo. Sì. Io so che tu comunque di moto ne hai avute tante. Questa sì. Te la sei cucita addosso? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. L'ho voluta. Io infatti l'amo perché è venuta come la volevo. Cioè, è la tua moto? Sì. Vistosa, sobria. Fastidiosa, soprattutto sobria, io sono sobrio, ignorante, casinara, discoteca. Molto fast. Molto fast. Cammina? Molto cammina tanto, sì. Senti, spiegami come gestisci la centralina Power Commander. Niente, lì quando accendi la moto si accende, tutto touch. Quando tutto accendi, touch nel senso che sta zitto? Touch sta zitto, sì. E quando accendi si vede la strumentazione, cioè i contagiri e tutto. Poi entri nel menu e c'è tutte le varie mappature. Tutti gli spostamenti fuori. Esatto. I dettagli della centralina. Esatto, e modifico le centraline, eccetera. No, va veramente forte, cioè quando apri fai fatica a stare attaccato. Dire che va forte un Harley è un insomma, no, però siamo riusciti a far andare anche forte. Sì, sì, veramente, veramente forte. No, rimani, fai fatica a rimanere attaccati, si allungano le braccia. Allora, qua ci ha messo le mani in curva. Sì, il curva. Curva che ha esperienze pistaiole, curva. Questo pezzo forte, forte. E vabbè, oltre alle varie luci, le varie frecce. Luci che vanno a tempo, giusto? Luci vanno a tempo con la musica, se vuoi, se no le puoi spegnere, se no le puoi mettere fisse. Ogni tanto fa così perché se percepisce non le ho spente, se voglio non vanno più. E con Fabio abbiamo curato quello, con Dox abbiamo curato quello che riguarda la verniciatura, certo. Tutto quello che ha chiesto Enrico, le basi. Queste foglie argento, queste foglie oro. E poi vabbè, abbiamo fatto una Madonna dietro, un po' della morte, un po' sì, molto messicana. Sempre, molto messicana. Cioè, questo potremmo chiamarlo stile chicano. Bravo, è sì, tra una e tra l'altro sta andando parecchio in questo sta periodo. Andando parecchio, ma la differenza di questa qua tra il chicano e il bugger, che io ho unito i due stili. Abbiamo avuto un problema perché gli ho fatto vedere le frecce, si è innamorato di questi stop qua, soltanto che sono arrivati all'America ed erano per il mercato americano, quindi non faceva, sì, quindi abbiamo dovuto camuffarlo un po' e riuscire a farla arancione, riuscire a farla andare, bravo, una roba del genere. Ho messo un altro vetrino, diciamo. E abbiamo fatto sta roba qua sul suo coso. Questi due buchi non sono qua in vano, ma perché lui porta la donna e all'interno ci incastri il sissi bar. Così lo tiri fuori e non hai problemi. E la moto è anche appunto, la sella non mi sembra una sella normale. La sella l'ha fatta Luca, un nostro, che vede una forma anatomica. Ha una forma anatomica perché è stata fatta per lui, cioè è venuto qua il sellaio. Ha la forma delle sue chiappe. Alla forma delle sue chiappe. Come le macchine. Vieni, vieni qua, inquadra anche il ragazzo che ha fatto le selle. Questo qua è il suo marchio, perché è veramente valido. Salutiamo Luca, che comunque salutiamo è un amico. Luca è comunque un amico, appunto. La moto è, come dicevo, funzionale e deve portare due persone, quindi ha il suo cosino che aggancia al volo e porti la donna e il suo sissi bar. Torneremo presto, ti seguiremo sulle tue creazioni. Salutiamo il pubblico del TV che ha seguito questa puntata, questo servizio entusiasmante, e che altro dire? Ragazzi, che altro dire? Quando venite da Piffio, una salamella e una birra fresca. Madonna, c'è sempre. Quello c'è sempre, poi nel periodo estivo, ciao! Anche solo per un preventivo, per cui vale la pena. Noi siamo qui, ragazzi, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao Roberto, grazie di tutto. Ciao! Beh, insomma, sono soddisfatto di questa puntata, Roby. Abbiamo girato abbiamo il mondo. Abbiamo abbracciato come, un sacco di situazioni. Certo, no? Macchine in costruzione, macchine finite, moto, presentazione di moto in anteprima. Moto
un'anteprima che probabilmente, se saremo fortunati, in Italia la vedremo ad aprile. Sul Neurotico. Per la modica cifra di 38-39 mila euro più o meno. Ma la passione non ha prezzo. Passione. Tra l'altro oggi sentivo in televisione che il mercato dei motorini è crollato al 20.000 immatricolazioni contro le 200.000 di 12 anni, 15 anni fa. Questa è la dimostrazione dei nostri giovani. Ragazzi, no, non solo, seguite è complicato, il ragazzi, complicati, patentino, targa, cosa, un altro, per il ciao andavi ed eri bella avventura. No, col ciao via. Adesso sai dove andiamo? Alla Monferraglia, bravo, stiamo aspettando i video della Monferraglia, visto che... c'è sempre una nuova vita. Senti, allora, settimana prossima... abbiamo un evento importantissimo. Sì. 14 di febbraio? San Valentino? Certo. No! Ma che San Autorama! Valentino. Autorama! Ragazzi, Autorama settimana prossima. The Capital of Custom, lo cercheremo di essere onnipresenti come sempre e uscire con un video solo per voi da aggiungere a tutti gli altri che abbiamo già in lista e sono tante. Tra l'altro settimana prossima presentiamo anche, ve lo dico quasi al 99%, Max Biker presenterà la nuova Fat Boy. Sì. 30° anniversario che... è andato a provare, ormai, credo oggi o domani. Certo, sì. Per cui settimana prossima abbiamo anche questo video. Salutiamo Max che si sbatte un sacco dal New Jersey, Pennsylvania e tutto il giro che fa per fare questi video. Se me lo concedi Roberto, parlando di America sì. e Autorama, volevo salutare John D'Agostino, sì. insomma nostro carissimo amico che in questi giorni purtroppo sta vivendo dei momenti difficili, che ha perso il padre, esatto. 92 anni di uomo, insomma. Ci metterei la firma, comunque, anche perché era di bene. È un momento difficile, lo salutiamo, ciao John. Vi lasciamo a questa scoppiettante puntata con una musica scoppiettante. Screaming Goose dei Goosebumps, che sì. sono poi un complesso emergente di cui un componente, Elias, io l'ho visto praticamente nascere, è il figlio di un nostro amico, di Enrico e Fantastico. Di Tino, nipote di Tino. Fantastico. Per cui, prego, agevoliamo la musica e a settimana prossima. Alla prossima, ciao, a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Like a zombie running faster than night.
tutti. Turn by the race track. All I need is one more chance to